Ok, siamo in diretta, esattamente. Oggi è la prima puntata di questo nuovo format Frivola, aperitivo con Frivola. E esattamente come è successo circa 10 mesi fa, 11 mesi fa, ho voluto riaprire questa diretta con chi ha suggerito queste dirette al femminile. Lei è una giovane attrice di Palermo che io ho avuto il piacere di poter conoscere qualche anno fa durante un lavoro teatrale. Io mi trovavo a Palermo e mi ha colpito la sua dolcezza, la sua sensibilità e sicuramente il suo entusiasmo. Sto parlando di Aurora Padalino. Eccola qua. Ciao Aurora! Ciao Laura, buonasera a tutti. Come Bellissima stai? presentazione. Bene, grazie. Tu? Io bene, bene, sempre di corsa, sempre attiva, quindi non c'è tempo per Diciamo me. che non ci siamo mai fermate. Anche mi ha colpito questa presentazione iniziale perché ci siamo lasciate qualche mese fa, giusto qualche mese fa, con queste dirette al femminile, ecco. Quindi sono veramente molto emozionata di aprire questa tua rubrica, questo tuo format. Beh, mi sembrava il minimo, anche perché appunto un incentivo, diciamo, una scintilla l'avevi fatta partire tu dopo delle nostre videochiamate fatte proprio nel periodo del lockdown, di cui parleremo poi fra poco, e mi sembrava giusto partire da dove tutto era iniziato, anche perché poi Aperitivo con Frivola è stato uno spazio dedicato soprattutto alla tematica contro la violenza sulle donne, perché mi sono mossa in questo canale e ho trovato tantissime donne e uomini pronti a lottare per questo cambiamento culturale. Frivola però non è solo questo, e volevo dare spazio, uno, alla parte femminile, che sicuramente è una parte, come dico spesso, con cui gioco, nel senso di cui faccio parte nella squadra, e credo anche tu, e fra poco ne parleremo. E poi volevo ripartire proprio da te, uno perché sei giovane e in quest'ultimo anno, in questo diciamo ultimo anno e mezzo di lockdown, nonostante le chiusure, nonostante le difficoltà del lavoro, dello spettacolo e della cultura, dell'arte, ti sei data molto da fare, vorrei che ce ne parlassi. Ti ringrazio, è un bellissimo momento quello che hai condiviso con tutti quanti noi e soprattutto le tematiche che hai scelto di affrontare ti fanno onore. Ci fanno onore perché anche io come te nel mio piccolo sto cercando in tutti i modi di dar voce a chi non ha voce e soprattutto di sempre di più cercare di sostenere la nostra categoria al femminile e soprattutto cercare di mettere in luce delle tematiche che ancora sono in ombra e non sono abbastanza sostenute come dovrebbero essere. Sì, mi sono data, cioè nel senso, ho cercato nel mio piccolo di dare il mio contributo e la cosa è stata possibile anche grazie all'aiuto di alcuni colleghi che mi hanno sostenuta e supportata, perché comunque nascendo come attrice. Poi è arrivato il lockdown e ci siamo tutti quanti in qualche modo dovuti fermare obbligatoriamente, ma siccome io sono una che ferma non ci sa stare, poi io penso sempre che dal periodo più buio nasce sempre, c'è sempre la luce, cioè bisogna sempre guardare il lato bello e prepositivo e positivo delle cose.
Penso che questo periodo ci abbia tutti quanto dato la possibilità di metterci in discussione, di riflettere, di capire se realmente quello che avevamo fatto fino a quel momento fosse la cosa giusta per la nostra vita. Quindi mettere sul piano e sulla bilancia tutta la nostra vita, tutto il nostro contributo, la nostra professionalità, oltre che professione. E quindi mi sono data al video, un mondo assolutamente nuovo, un mondo sconosciuto a me fino a qualche tempo fa, che ho trovato invece molto interessante, e infatti ho cercato in tutti i modi di dare il mio contributo e condividere dei testi, non solo da sola, ma anche condividendoli con colleghi e colleghi, potendo tutti quanti insieme fornire degli strumenti per dare visibilità a tutti e dare voce a tutti quanti, oltre che spazio, perché io Ma penso che. una domanda che mi viene adesso che ci stai parlando di questi progetti. Tutti i progetti sono stati costruiti e girati anche, perché poi parliamo di video e ne faremo vedere qualcuno, all'interno del territorio siciliano e di Palermo, quindi tutto Sì, made no, in Sicilia. tutto a Palermo. Io ovviamente ci tengo a sottolineare quanto amo casa mia, quanto amo la mia città, quante possibilità vedo qui dentro casa mia e soprattutto quanta bellezza, perché sembra quasi una cosa scontata, una cosa ritondante che si sente, si risente, eccetera. Ma la Sicilia è tutta meravigliosa, e c'è veramente tanto da scoprire, tanti talenti, tanto da dire. E io sono, credo, una piccola parte, perché ci sono tantissimi giovani che, come me, non hanno le possibilità di farsi notare, di emergere, ma proprio invito a mettersi in gioco, perché veramente ha bisogno di essere conosciuta anche a livello di spaziare sempre di più e farsi conoscere a livello nazionale la nostra città, ma la nostra terra in generale. E io penso che in questo momento ci stiamo muovendo molto bene. Diciamo di Sta far emergendo. scoprire come, scusami, di far No, scoprire anche no, prego. quella faccia di un territorio che spesso viene conosciuto per altri motivi, di cui non parleremo Esatto. perché non sono No. un'esperta e non credo No, neanche tu, no, però di far vedere che di volontà, di cambiamento, di come amo pensare io, di fiori che germogliano, che sono stati nascosti magari sotto un sasso, non vuol dire che non abbiano voglia di nascere, ma semplicemente erano un po' più in ombra, ce ne sono e ce ne sono un po' in tutto il territorio italiano, perché, come dire, a me, e penso che potrai condividere, spesso viene da pensare a cosa l'offerta culturale proponga, diciamo quella più pop, e di quanto effettivamente ci sia scarsità di profondità, di argomentazione, quando invece magari a guardare, ad andare a scoprire i piccoli artisti in quella che viene chiamata la nicchia, ci sia tanta, ma tanta professionalità e tantissima ricchezza che ogni tanto mi dico perché questa cosa non può invece essere messa davanti e esplodere, come dire, come in un prato fiorito, perché dobbiamo sentirci appartenenti un po' all'ombra invece che emergere per quello che effettivamente c'è come preparazione, come anche voglia di dare un punto di vista preparato. Ecco, anche quello. Dici bene, Laura, io sai, vabbè, tu mi conosci un pochettino, però magari il pubblico non mi conosce. Io ho lottato tanto contro le mie insicurezze, la mia timidezza, perché comunque esporsi ha sempre. Ci vuole coraggio, tanto coraggio. E poi alla fine un giorno ho deciso di farlo e ho deciso di farlo per un bene comune, perché io credo che fondamentalmente quando si ha qualcosa da dire e si per tanto tempo la si tiene dentro, non si riesce neanche a trovare il modo
per dirla, perché tu pensi e ripensi, stai a pensare a come la dico questa cosa, ma come la faccio quest'altra cosa. Poi un giorno dici basta pensare, agisci, fallo, vedi come va. L'universo mi ha veramente risposto bene. Io in realtà ti dico che ci sono tantissimi ragazzi che come me fanno fatica, lottano ogni giorno e poi, capito, non è solo una questione di come farlo, è pure una questione di chissà se arriverà quel messaggio, chissà se arriverà quella cosa lì, visto che comunque si è abituati a vedere il mondo, comunque l'arte sotto un determinato aspetto. Poi però appena lo si fa, ci si rende conto che non si è da soli e che non si vedono le cose solo in un modo lì, ma lo si vedono anche in altri modi, e c'è gente che le guarda come le guardi tu, e quindi non siamo da soli. E quindi questo mi ha incoraggiata a fare e a rifare, perché poi da un video ne è nato un altro e poi ne è nato un altro ancora, e sempre ovviamente con quella cosa lo faccio, ma sarà il caso di farlo, di non farlo, ma sarà il caso di dire o di non Con tutti i dire. normali dubbi che noi artisti abbiamo ogni volta che poi a posteriori mi Sempre, dico, ma aspetta, alla metti fine un non ho fatto una cosa contro la legge, non ho offeso nessuno, sto facendo qualcosa di veramente buono per me e che quando arriva al pubblico è gratificante, perché poi quando le persone sono contente, lanci delle riflessioni, li fai divertire o piuttosto li fai piangere, o piuttosto è sempre nel contesto comunque dello spettacolo. Allora io dico, cavoli, cioè tutte queste domande che mi sono posta, ma starò facendo bene, starò facendo la cosa giusta, dico, ma perché? Alla fine sto facendo veramente qualcosa di buono, ma me ne rendo sempre conto a posteriori, perché poi c'è sempre questo equilibrio su cui noi spesso si vive, insomma, in questo ambiente, tra il produrre qualcosa che si sente dentro e la ricezione del pubblico fuori, perché, come dicevamo poco prima, insomma, chiacchierando tra di noi, comunque sia gli altri, quando vengono e hanno un riscontro positivo, è la paga, diciamo, d'anima e spirituale più grande per un artista, perché quando arrivi con una riflessione e fai centro, vuol dire che hai beccato il cuore, non ci sei andato molto lontano. Sì, abbraccio quello che dici. Dall'altra parte, direi anche che io dico sempre, e questo lo sai benissimo perché si è chiacchierato di questa cosa, io dico sempre che non amo le etichette, io non amo etichettarmi, io non lo so. Se sono un'artista, se sono un'attrice, se sono una sceneggiatrice, non lo so che cosa sono. Io semplicemente ho il profondo desiderio di fare, perché sento che è la cosa giusta per la mia vita, perché mi fa stare bene. Poi dall'altro canto, quando inizio a scrivere, inizio a pensare, ma chissà la gente, perché quello che mi fa paura in realtà è quando prima di fare un qualcosa e chissà se la gente capirà. Poi mi chiedo i motivi per cui lo faccio e se la risposta è che è una cosa non solo per me, ma anche per l'altro, soprattutto per l'altro, che fa bene al mondo, che fa bene all'altro, allora tutti i miei dubbi, tutte le mie incertezze, le mie insicurezze svaniscono e lì mi sento più sicura. Però dell'etichettarmi, del dirti sono un artista, sono questo, no. Cioè in realtà oggi sempre di più, forse è per questo che magari faccio sempre mille, mi faccio sempre, mi pongo sempre mille domande, mille dubbi, eccetera. Perché in realtà c'è così tanto in giro, si vede così tanto proprio sul web, sul teatro, sulle piattaforme social, che mi chiedo, ma chissà se forse sarà veramente giusto farlo in questo momento qui. In
Il momento Beh, un po' del lockdown è ma stato quel allora, momento. esatto, il fare per me è proprio sinonimo di vivere, ok? Parliamo di arte, parliamo di un'etichetta, attrice, modella, cantautrice, sceneggiatrice, poetessa e tutto quello che vuoi, che sono parole, ok? Sono quelle parole che aiutano le persone a capire cosa sei, ma storicamente sappiamo anche che le nostre professioni non hanno un'altissima considerazione, diciamo, statale, nel senso che è un mondo abbastanza vario, colorato e a volte anche confuso. La bellezza sta proprio nel sentirsi artisti nel vivere, secondo me. Cioè, io non mi tolgo dal nome di artista perché sono un artista o perché faccio una determinata mansione artistica. Per me anche il giardiniere che fa bene il suo lavoro, per me è un artista, perché l'artista, tra l'altro etimologicamente, la parola arte e artista derivano dalla parola amore, ma un significato concreto è più inerente all'artigiano. Quindi l'artigiano è colui che lavora, che produce, che fa qualcosa. Addirittura anche la parola poesia etimologicamente vuol dire produrre, fare. Quindi se entriamo nello specifico della parola, vuol dire che non conosciamo a volte la radice delle parole e ci sembrano paroloni molto più grossi. Ma io mi sento artista quando preparo il pane in casa, quando riesco a compiere durante un compito, un lavoro, un buon lavoro, una buona riuscita di quel lavoro. Ma è proprio una sorta di spinta, spinta che viene. E per far sì che questo avvenga, bisogna concedersi del tempo per perdersi nella bellezza del mondo. Con questa frase io volevo introdurre il tuo primo video, che devo dire personalmente a me è piaciuto tantissimo quando all'aprile dell'anno scorso è stato pubblicato. Vorrei farne vedere se sei d'accordo un pezzettino a chi ci sta seguendo e poi appunto capire da come ti è nata questa idea, da dove arrivano queste tue parole, questo tuo cuore, perché in ogni cosa che hai fatto nel periodo diciamo, del lockdown, anche se magari questo era più previsto prima, era già in lavorazione, la cosa che io ho notato, oltre alla grande passione, c'è un enorme cuore puro, che non è toccato da aggettivi ridondanti, da cose ridondanti, ma è un esserci per come sei, perché io vedo Aurora in quel video e vedo Aurora qua e conosco Aurora dal vivo e Basta, mi fai piangere. comunque adesso vediamo un pezzettino di Concediti del tempo, che secondo me è un bellissimo inno alle donne e a tutte le persone, ma come mi piace dire alle donne, perché le donne si concedono a volte troppo poco tempo per se stesse. E niente, un attimo di silenzio, vediamo se riesco a farlo. Eccolo qua, perché io non sono ancora altamente tecnologica. E esatto. Silenzio. Non avere paura. Non piangere. E sarà arrivato il momento di riflettere. Approfittane e consoliditi del tempo. Concediti del tempo in questo mondo dove non c'è mai tempo. E tutto passa. Tutto vola via. Senza aver avuto il tempo di capire. Concediti del tempo in questo mondo che non ti dà tempo. Concediti il tempo per amare, per ridere, per piangere, per donare, per donarti. Concediti un tempo gentile. Concediti un tempo per sognare, ascoltare e ascoltarti.
concediti un tempo per cui valga la pena vivere. E concedi a te stesso un tempo sporco per poi ripulirlo. Concediti del tempo per migliorare il tuo tempo e non farlo diventare un tempo perso. Concediti del tempo per rispettare questo tempo. Concediti del tempo per assentarti. Sì, vai via. E poi ripresentati a te stesso. E poi continua così, nel silenzio, a concederti del tempo. Concediti del tempo inutile per farlo diventare utile. Concediti del tempo per sbagliare e poi ricominciare. Concediti un tempo forte. E per favore, vai fuori tempo, non a quello degli altri. Un tempo libero, ma solo tu. Perché non esiste gemma più preziosa del tempo in questo mondo, dove crediamo di avere un mare di tempo. Prendi a cuore il tuo tempo. Insieme. 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 Insieme siamo più forti. Eccoci qua. Grazie. E dopo aver fatto commuovere Aurora e noi tutti. Che bella, che bel regalo. Guarda, ma poi non lo so. No, guarda, veramente. Allora, cavolo, non piango. Allora, io alcune di loro neanche le conoscevo. Le ho scelte proprio perché avevo questo profondo desiderio di condividere questo testo, perché alla fine il nostro tempo è bello quando è condiviso. Cioè non c'è un tempo bello in solitudine, soprattutto in quel momento lì dove eravamo tutti soli, tremendamente soli, rinchiusi in casa. E quando ho condiviso questo testo con loro, loro hanno subito accettato. Era come se aspettassero quel testo lì, quelle parole lì, aspettassero me, e hanno abbracciato l'idea, e ognuna di loro era perfetta per quelle parole. Ed è stato un lavoro di sinergia, anche se a distanza. E io credo che le cose più belle si realizzano quando dietro non c'è uno scopo, diciamo, una progettualità che ti porta all'apparire, al volerti mostrare, al voler dimostrare quanto sei bravo, piuttosto che... E questo è il lavoro che riesce meglio, quando si ha un obiettivo comune, quando si ha un'idea comune che è quella di poter in qualche modo donare qualcosa all'altro senza dover ricevere per forza qualcosa in cambio, e quindi mettendoci proprio il proprio cuore, il proprio entusiasmo, la propria anima. E ognuna di loro ha veramente messo tutta se stessa, mi mandavano i video, mi dicevano: ah, sono venuta bene, piuttosto che ti piace, eccetera. Ognuna di loro era perfetta. Mi hanno fatto emozionare. Io ricordo che intanto questa cosa ha avuto il suo perché, la sua riuscita, grazie a Mario Virga, che è stato il montatore di questa cosa, oltre che ne ha curato anche una regia, e quindi per come l'avevo anche stabilita io. Però devo dire grazie a Mario, che mi ha sostenuta anche in altri progetti che magari poi, di cui poi parleremo. Però devo dire che veramente quel momento lì, che tu ascolti le tue parole dette da altri, con quella musica, eccetera, fa uno strano effetto. Cioè, proprio ti arriva un colpo al cuore e dici: cavolo, eppure io l'ho fatta questa cosa da sola, però non era lo stesso. Cioè,
Quando la senti soprattutto da altre voci femminili, con il loro spirito, la loro sinergia, la loro anima, io ho pianto quando l'ho ricevuto e poi quando l'ho pubblicato, per me è stato, vabbè, io lì ho preso il coraggio di dire ci provo, cioè adesso è il momento di poter in qualche modo dare il mio contributo, perché ho sentito che al pubblico è piaciuto questo messaggio e quindi ho provato a dare un altro contributo, poi è venuto noi, eccetera, quindi sono venuti gli altri video. Però questo per me resta sempre il numero uno. Diciamo che è stata un'ottima, diciamo, rinascita ancora, nel senso che credo che la vita non sia fatta di semplicemente una nascita anagrafica, ma è un continuo nascere, morire, tra virgolette, e rinascere, perché Esatto. nella vita di tutti diventiamo qualcosa, poi questo qualcosa che magari inaspettatamente noi non pensavamo potesse raggiungere punti un po' più alti, diventa ancora qualcosa, ma nel momento stesso proprio si esce come dico io, dalla pelle vecchia, da questa muta vecchia, c'è un mondo nuovo ad attenderci e a volte sono proprio quei mondi che... Però quel mondo lì, allora in quel caso questo testo nasce in un momento particolare della mia vita, dove avevo messo tanto in discussione. Io, se c'è una cosa che ho sempre fatto, è quella di mettere in discussione me stessa sempre rispetto all'altro, cioè io ho sempre messo in discussione me stessa. E in quel momento in cui è nato questo testo, che è nato un anno prima del lockdown, cioè ho detto va bene, ok, ci siamo, vabbè, poi ovviamente poi sei arrivata tu dentro la mia vita, è arrivato Frivola, il comunicare insieme, eccetera. Io ho capito che dovevo buttare fuori quello che avevo dentro. E c'è stata tutta una costruzione, però oggi posso dirti che la vecchia Aurora è morta, se così vogliamo, per intenderci, ecco, la vecchia Aurora è morta proprio un mese fa, cioè io ora, questo 2021 per me è una rinascita, questo 2021 sento che è la mia di vita, cioè sto iniziando veramente a scrivere quella che è la mia vita. Quindi fondamentalmente è stato tutto un lavoro di cuore, cioè è stato veramente tutto questo è successo perché doveva succedere, perché io ero pronta per mostrarlo. Ma E poi quindi. quando secondo me si sta nella scelta dell'andamento del cuore consapevole, perché poi ricordi bene cos'era la vecchia Aurora, non è che hai dimenticato, non è che si dimentica quello che abbiamo vissuto perché così magicamente qualcuno decide che diventa tutto molto più importante, ma questo importante diventa non più il cercare fuori, ma è proprio parte da dentro, un po' come se fosse un germoglio, un prolungamento, no? Della persona, in questo caso della tua persona, che va verso l'esterno. Adesso io ti devo fare questa domanda perché, essendo un aperitivo, mi viene da ridere perché io sono una pessima padrona di casa, nel senso che io avevo ripreso ad assaporare il vino rosso perché mi piace, però alla fine non faceva per me, insomma, io e l'alcol, tra virgolette, non, fisicamente proprio non andiamo d'accordo, eccetera. Ok, perfetto, ci siamo trovate perché io sono una stemma, io bevo solo tè verde o camomilla. Io ho praticamente i miei anni gioviali fuori, internamente ne ho 80. Quindi, Ok.
Ecco, io vedi, io sono invece passata, perché anni fa, quando più o meno avevo la tua età ed ero molto più giovane, invitavo qua le amiche per il classico tè della merenda, no? Io avevo i bambini piccoli, quindi c'erano delle mie amiche che venivano proprio a prendere il tè, capitava anche che si fermassero poi a cena e poi dal tè diventava tutto quello che era poi la cena. Però appunto poi, essendo, come dire, vecchia dentro, ho iniziato a avere problemi con, anche col tè, e sono passata da buona sportiva, non sono proprio una sportiva, però mi piace camminare, fare movimento, ai centrifugati di frutta. Che adesso adoro. Un po', questa sopra è tutta la frutta, diciamo, tutta la polpa. E prima, mentre mi preparavo il centrifugato, dicevo, potrei metterci dentro un goccettino proprio per renderlo proprio un aperitivo domenicale, però ho detto no, non fa proprio per me. Per rendere la vita un po' più entusiasta, un po' più entusiasmante. No, dall'ottantenne interiore sono passata alla mega salutista, quindi anche il centrifugato tutto pulito, natura, tutto fatto in casa, eccetera, eccetera. Io invece sono la pessima amica che, con cui non ci si può divertire, perché sono un po' mamma, nonna. Ah, ma no, non si beve, stai attenta, non si fuma, perché non fumo, non bevo, e allora non ti puoi, cioè, proprio per divertirti con me, diciamo, cioè, bisogna divertirsi in altro modo, insomma. Però so, guarda, il bicchiere di vino rosso sta imparando a berlo. Quindi questo è una cosa, passettino avanti, poco io per volta. Devo lasciare andare anche, cioè, nel senso, già, ripeto, non sono mai stata una bevitrice, però apprezzavo il buon vino magari a cena o a pasto, insomma, nelle feste, eccetera, però ho proprio capito che non fa proprio per me, e l'alcol non ci posso fare niente, ecco. E quindi, vabbè, alla tua allora. Sono stata dall'ottantenne alla 6enne che beve succhi. Che fanno sempre bene, insomma. Scusate un attimo, suonano, perché io sono naturalmente in casa. Un secondo che arrivo. Ecco, come del resto anche io, non lo so, devo intrattenere il pubblico in questo caso, lei mi lascia così. Ah, bene, in questo tempo magari posso invitarvi a comprare, per chi non l'ha comprato, il libro di Laura, che è Frivola Vola, proprio... per, diciamo, in qualche modo ricollegarci a questo titolo di appuntamento d'aperitivo. Laura è una bravissima anche poetessa, scrittrice, e ha scritto questo libro dove è stato il nostro incontro, ecco, il nostro connubio artistico, dove io ho dato voce ad alcune di queste sue meraviglie, tra l'altro una che amo tantissimo dal titolo proprio Frivola, che per me è stata magica, perché l'ha sentita tanto mia. Non la leggiamo oggi proprio perché dobbiamo parlare di altro, però dico, giusto per fare questa pausa, mi hai lasciato sola, comprate il libro. Scusate, anche perché io avevo dimenticato di avvisare tutti in famiglia, noi siamo in tanti, soprattutto questo fine settimana, che ci sono qua con noi anche i figli di Davide, e quindi naturalmente avvisi tre, poi altri due dimentichi, insomma ci sono un po' di cose burocratiche che a volte non funzionano, e mi ero dimenticata di avvisare mio figlio, che donna attiva anche a livello familiare, famiglia, sì, bambino, marito, compagno. Quando si parla, per esempio, quando hai parlato prima che stavi scrivendo moltissimo, un po' sento un po' di invidia, perché io in questo anno e mezzo, che diciamo per noi è stato veramente tosto, anche perché si parla di mettere insieme due nuclei familiari nuovi che non si conoscono, di cui i figli sono già grandi nel senso, non sono adulti, ma non sono nemmeno così piccoli da potersi abituare in maniera più spontanea, ecco. Quindi per noi il lockdown e l'inizio, che poi è stato il 2018, è stato veramente un grande saldamento di tutti e sei, con tempistiche, atteggiamenti, comportamenti vari, ed è stato veramente una prova di ferro. Ogni tanto penso che io e Davide siamo veramente due titani, nel senso che coi problemi che
che già ha portato il Covid a livello lavorativo e a livello pratico in una casa piccola dove nel primo lockdown c'era mia figlia che doveva fare lezione in bagno perché non c'erano stanze per tutti e poi appunto nei caratteri, nell'incollarci un po' e anche, come dire, riuscire a arrivare a concepire che i piccoli screzi che ci sono a volte tra i ragazzi e a volte anche tra di noi adulti, perché insomma io e Davide abbiamo due caratterini abbastanza tosti, erano proprio sintomo di una famiglia. Io quando ho detto questa frase alle nostre due figlie, che sono la prima mia e la seconda sua, che chiudono proprio il cerchio, ho detto in fin dei conti noi siamo una famiglia. E questa cosa ha placato ogni cosa ed è stata una grande conferma di aver passato questi 3 anni, come dire, come se fossimo stati in una stanza buia tutti quanti alla ricerca di una finestra, di un interruttore dove accendere la luce. E questa frase ha portato un ok, ci siamo, poi da lì a essere la famiglia dei nostri sogni abbiamo ancora 3 anni, 4, una vita, però è stato... Poi, allora, c'è una frase che mi torna spesso in mente, ma te la voglio condividere. Alle volte noi crediamo che esista la famiglia del Mulino Bianco. La famiglia del Mulino Bianco in realtà non esiste, perché è solamente una visione che noi abbiamo, così sognante, anche fiabesca, del per sempre, del principe azzurro, di questa famiglia così rosa, eccetera. In realtà appunto famiglia significa anche sostegno, significa protezione, significa lavare i panni sporchi dentro casa tutti quanti insieme, dare ad ognuno il proprio, a ciascuno il proprio compito, il proprio incarico, dividere, condividere, eccetera. E proprio in questo periodo abbiamo capito quanto sia importante avere una famiglia, avere proprio delle salde radici. Io diciamo che apprezzo tanto questa tua condivisione con noi, eccetera, perché è molto coraggiosa e soprattutto dà modo anche agli altri di capire che un artista, come dici tu, o comunque in genere una persona, non è solo il lavoro che fa, ma è tutto quello che è. È tutto quello che è. Quindi... personalmente, quando una persona dice io dico sempre no, non sei il lavoro che tu fai, perché tu puoi essere la persona più professionale del mondo, la persona più brava del mondo, ma se dietro sei una brutta persona e sei una persona di cui non provo assolutamente una stima, fiducia e che non mi piace, allora il tuo lavoro per me conta zero. Cioè, è un po'... perché anche quello è essere famiglia. Sì, e poi famiglia... anche, secondo me, avere anche tanta, tanta stima e rispetto del ruolo che si mantiene in una società, che tu possa essere una casalinga, una segretaria, una maestra, cioè, qualsiasi lavoro, nel senso che alla fine... viviamo in una società che con mille difetti ci porta anche a poter scegliere o comunque tentare. Ecco, magari non è che è definitivo. La parola, no, hai fatto bene a dirlo, perché la parola giusta è tentare, perché poi in realtà nella vita tutto è un rischio, cioè nel senso non lo sappiamo cosa ci accadrà domani e come sarà il nostro domani, ecco. E personalmente io avevo altri programmi nella mia vita, io mi vedevo mamma, mi vedevo già sposata con un figlio, eccetera. Poi in realtà è cambiato tutto e bene, sono contenta, perché significa che il mio era un altro percorso, anche per crescere, per maturare e soprattutto per capire che fondamentalmente ero anche altro, cioè non ero solo quello e non ero
mi scopro che non ero quella, cioè io mi sono scoperta che non ero quella cosa lì, ma che alla fine dei conti, se non avessi avuto una famiglia dietro, alle spalle, a sostenermi, ognuna nel suo ruolo, nei suoi compiti, eccetera, dalla sorella al padre, alla madre, eccetera, sicuramente non sarei dove sono oggi. Mi troverai persa nel tunnel, chissà dove. Sicuramente non ti sentiresti dove sei oggi, perché a volte dimentichiamo che secondo me la sensazione più bella, la cosa più bella che si possa vivere nella vita, sì, i successi, l'ho scritto tra l'altro in un post proprio stamattina, noi possiamo raggiungere tante vette, però un po' come il bravo artista che però come persona è un po' una persona brutta, cioè brutta, magari ha un brutto carattere o scontroso, maleducato, no? Mentre essere a tutto tondo quello che senti di essere nella fragilità, nella felicità, anche a volte nella riflessione, no? Secondo me non fa perdere il senso di radicamento a questa vita, a questa esistenza, e non fa perdere nemmeno il senso di potersi di poter ridere di se stessi a volte, di alleggerirsi. Io ho imparato proprio a, non dico prendermi in giro, però ironizzare, perché alla fine io stessa capivo di aspettarmi tantissimo da me, e ormai ero entrata in quel loop di maniacale, di perfezionismo, soprattutto in quello che riguarda proprio la famiglia, che alla fine però non mi portava a essere felice, mi portava a essere stanca, irritata, nervosa. E allora il senso dov'era? E devo ringraziare la tua terra, perché sono stata a Lampedusa qualche settimana fa, e la bellezza, la poesia che c'è in quell'isola, in quella natura immersa proprio nel mare a 360 gradi, mi ha fatto proprio capire di dire vale la pena, cioè quanto tempo poi mi rimane per essere felice e ridere con le persone care, gli amici, no? E, ed è fondamentale, perché poi diventa una perla importante da portarsi dentro, e ovunque vai poi puoi essere così, con qualsiasi persona tu incontri, che sia il grande attore piuttosto che il grande musicista o la grande musicista, però il sentirsi mai non meno, ma piuttosto pronto ad imparare l'esperienza con questa persona, diventa un radicamento pazzesco con cui non farei più a cambio, ecco, non farei più a cambio se dovessero dirmi guarda, fai cambio della tua felicità, del tuo radicamento, del tuo sentirti, che ne so, in mezzo alla fiducia, perché comunque iniziare un lavoro da zero, un progetto da zero, avere un obiettivo nella vita vuol dire sì, io lo vedo, ma è creare la strada per arrivarci, un po' come entrare in una foresta vergine e creare una strada per arrivare alla fonte dell'acqua, no? E allo stesso tempo dire sì, posso fare a meno di tante cose, ma non di me stessa in questo modo. Ed è forse quello che a tante persone in questo lockdown ha dato la possibilità di ragionare, cioè rallentare questo tempo che ci faceva correre, che ci faceva perdere la bellezza che ci circondava. Anche il semplice, non so se ti è capitato, ma è capitato anche di ricevere telefonate di amici lontani e dire dimmi che stai bene, perché insomma questa affettività che un po' si era persa, perché tanto poi c'ho l'ape alle 7 di sera, il venerdì, sabato, domenica, poi devo fare il corso, poi devo andare di qua, e non c'era più nemmeno tempo di o leggere un messaggio o chiamarsi o semplicemente dire come va e ascoltarsi, che è quello che un po' forse è mancato anche. Ma io ti dico, in realtà a me non questo, personalmente sono stata molto fortunata, non è mancato, perché io ho sempre avuto molto cura dei rapporti d'amicizia, tra l'altro pochi ma buoni, cioè nel senso che non ho tanti amici, ne ho pochi ma sono buoni, e appunto perché sono pochi
cerco sempre di curarmene, di sapere come stanno, di scrivergli un messaggio, di sentirli, di prendermene cura. Non ho tanti amici, cioè proprio ho imparato col tempo, anzi forse in questo periodo ancora di più, ne ho tolti, cioè ho imparato a dividere, perché di solito la confusione che si fa è il lavoro con la vita privata, tutto si mescola, eccetera. No, invece è importante sapere dividere, è importante saper capire che noi non possiamo essere uguali con tutti, ma che ognuno di noi, ovviamente, come diceva il buon Pirandello, mette una maschera dove si trova e per come si trova. E quindi fondamentalmente mi sono presa cura di quello che avevo e ho scoperto nuovi amici. Con cui ho iniziato dei rapporti molto belli, lontani, con cui mi sono trovata. Quindi diciamo che l'amicizia, come l'amore, è una cosa che si coltiva col tempo e che fondamentalmente ha bisogno di andare piano, di confronti, di opinioni. Quindi giustamente, c'è bisogno di tempo per capire se quello è un buon amico e quella è una buona amica, bisogna conoscersi. In questo tempo, dovevamo fare questo, alla fine questo è il compito, cercare di prendersi cura di quello che si ha, recuperare quello che si può recuperare, lasciare andare quello che c'è da lasciare andare. È ricostruirsi, ritrovarsi laddove ci si era persi. Non so se tu mi volevi fare, hai detto qualche domanda, mi volevi No, fare io una vorrei domanda? parlare del lavoro che credo, se ho buona memoria, sia uscito nel gennaio del 2021 circa, che è L'artista sola. Però io mi ricordo, L'artista forse sola. perché sono stata presa da altro, di averlo visto, credo, verso marzo, sempre marzo-aprile, forse la memoria però mi inganna. Ti lancio questa frase che ho proprio sentito qualche giorno fa, detta da una psicologa molto giovane, che mi è piaciuta particolarmente perché a volte mi chiedo, no? Ma come vedo che ti chiedi anche tu, cosa che non fa, cioè cosa che faccio nella mia vita che non arriva, no? Sai, quando comunque cerchi ancora di riflettere su come si può migliorare, eccetera, eccetera. E lei, in questo video spiega che a volte non è semplicemente una cosa che parte da noi, il non riuscire a portare a termine un progetto. Ma a volte è quella tal persona, quel tal momento, quel tal tempo ambientale, come può essere successo appunto in questo anno e mezzo di Covid. E questa frase mi ha dato ancora più tenacia, nel senso, ok, allora la sfida è che io continui a fare quello che sento di fare, che mi manda avanti, anche se adesso non sto scrivendo, anche se adesso magari non sto dedicando particolarmente energie ai nuovi progetti, però sento che la strada la sto facendo a piccoli passi, ma giusti, ecco, quelli giusti. Proprio su questo tema, volevo dedicare un altro video che adesso, se riuscirò a rimetterlo sullo schermo, di cui volevo che tu ci parlassi, che è L'artista sola. Perché quando io l'ho visto, io facevo parte del presidio Cultura Partecipata e ci si ritrovava in maniera molto passionale nella piazza di Paolo VI a Brescia per far sentire agli altri, alla popolazione, al pubblico, che noi non volevamo fermarci. Ho sentito forte questo richiamo in questo tuo video.
E vorremmo che un po' ce lo descrivessi prima di poterlo vedere, magari un pezzettino, visto che è molto lungo e siamo quasi in chiusura. Beh, sì, intanto l'artista sola è una visione di quello che è sempre stato l'artista. L'artista alla fine è una persona che dal canto suo prende un suo sentire e lo regala al pubblico. Dal momento in cui viene bloccato in tutti i modi possibili, non ascoltato, esso impazzisce perché non ha canali per far sentire la sua voce, per farsi vedere. E sappiamo benissimo che il social non è un mondo che fa per noi, perché non è lo stesso di avere un pubblico di fronte che ti guarda, che ti ascolta, i respiri degli occhi, delle braccia, il sentirsi. E quindi era giusto e doveroso, per quello che era un mio sentire, condividere un mio stato d'animo, che era poi lo stesso di tutti quanti noi, con il pubblico. L'artista sola è un pezzetto di una realtà triste che ancora ad oggi è così, cioè non è cambiato poi molto. Siamo ripartiti, si sta iniziando a muovere tutto, però concretamente siamo soli. Però è ancora, rimane ancora quello. Ancora siamo lontani dall'essere uniti, quindi siamo soli. È una realtà molto deprimente, cioè, però è quella che è. E quindi dobbiamo cercare di unirci per risorgere, rinascere e rialzarci tutti quanti insieme, unendo tutte le nostre idee, le nostre energie, sinergie. Vedi, mette stasera i nostri confronti, il nostro esserci. Comunque è questo quello che bisognerebbe fare. Bisognerebbe proprio cambiarsi. Che c'è una grande possibilità, almeno... ci sono poche persone che non mi piacciono in questo mondo, che sia il mondo della danza, il mondo teatrale, il mondo della musica. Ci sono poche persone, forse magari a volte penso di essere un po' pazza, io riesco a vedere sempre comunque il positivo, no? O forse scelgo di vedere il positivo, perché tanto alla fine siamo un po' fatti tutti di luci e ombre, quindi probabilmente se mi vedeste nella mia vita normale direste: oddio, che brutta persona. Però, ma in realtà, Laura, nessuno è perfetto. Cioè, perdonami se sono interrotta, però dico: in realtà, nessuno è perfetto. Fare. Grande idea, la piazza. Secondo me il senso di confronto e di coscienza di poter vivere in questo mondo dell'arte è una cosa che e potrebbe capire c'è il rapporto interpersonale con l'altro o con gli altri, comunque, no? Che ti rende la giornata diversa. E questo, io, vabbè, è un mio desiderio, è un mio sogno pensare che in questo modus operandi gli artisti possano e riescano a cambiare il modo culturale di fare le cose. Poi vedo anche quello che mi circonda e dico: è un'utopia, però l'importante è che ci sia, perché non si sa mai che un giorno potrò vederlo fatto e realizzato. Comunque, se no, ti dico che non è un'utopia.
ma che in realtà è una cosa semplicemente che deve partire da noi. Cioè, unire le forze significa questo, unirsi con l'idea di creare uno scambio reciproco, comune e soprattutto non egoista. Quindi, proprio l'obiettivo è condividere insieme qualcosa di bello e regalare bellezza, appunto. Ok, scusa prima, ma stavo preparando il video, ma ti ho ascoltato. Vai, Allora, vai, sono pronta. ne farei vedere proprio un pezzettino perché è molto lungo e siamo in chiusura. Vai. E, ok, quindi L'artista sola di Aurora Padanino. Qui manca il respiro. L'aria è tesa. Nessuno ti vede. Nessuno ti sente. Ti hanno dimenticata. Messa in un angolo sola ad aspettare, mentre stai a leccarti le ferite e ricucire il cuore. Decidono per te. Urlano, usano violenza, chiudono porte. Dando uno spettacolo orrendo, che non è il tuo, non è quello che ti rappresenta. Così, con dignità, prendi le distanze, ti allontani e apri il cuore, liberandoti dalle catene che ti rendono schiava e libera, come i bambini. Continui a lottare, sperare con forza, senza più chiederti perché. In fondo, prendi coscienza. Tu sola sei sempre stata. Torna all'origine, in quel luogo sicuro che nel silenzio ti ha accolta, illuminata, curata, protetta, vista, ascoltata e dato valore, regalandoti emozioni e magia. Continua a creare, non arrenderti. Perché sei amore e senza amore non si vive, si sopravvive. Alzati, scegli di contaminare il bene e la bellezza. Imponiti, fiera, prendi la scena, mostrati e dimostra che lo spettacolo più sicuro, vero, lo specchio più bello, che porta alto il nome della nostra casa, l'Italia. Si trova dentro quel luogo che loro chiamano teatro, ma che per te è cuore, essenza, sei morta. Applaudi e ringrazia il tuo spettatore muto e assente per l'importanza che non ti è mai dato. Anche qui un'altra bella. Ma l'hai fatto vedere tutto alla fine, proprio tutto? Laura? Emotivamente un'altra bella. Ok. Sono contenta che Vedi? sia arrivato il messaggio. Mi vedi ora? Sì, ti vedo, ho qualche problema di connessione perché alle volte non Mi sento vedi però? bene. Adesso scusami. Sì,
che sempre un bisogno. Tranquilla. Ti sto vedendo. Anche dal cellulare che si è bloccato tutto e tu sei però. Allora io ti sento male, però ti vedo. Che spazio. Laura? 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 Sì. Ok, ti ho trovato. Dovrebbe essere ripreso anche su Facebook. Aspetta un secondo, controllo, tanto per avere la certezza. Allora, facciamo così. Tu mi senti adesso? Io ti sento, sì. Ma vedo me bloccata, cioè non mi vedo, ora mi vedo, ma non mi vedo sempre bloccata. Tu mi vedi? Io ti vedo, però ti vedo bloccata anche io. E anche io. Ok. Ok. Ok, siamo comunque in diretta. Io ti vedo, però ti vedo bloccata anche io. Capisco, però io sono bloccata a questa cosa. Ok. Okay. Vediamo se chiudo tutto. Allora, mentre cerchiamo di capire come è andata, insomma, perché qua c'è stato un blackout totale sia del telefono che del computer, del PC mio, e vediamo se Aurora riusciamo a sbloccarla, perché è rimasta ferma nell'immagine. Però ci senti, Aurora? Sì, certo che ti sento. Ok. Provo a farti rientrare, proviamo, almeno salutiamo le persone a casa, va bene? D'accordo. Ok. Vediamo. Scusate, ma non so cosa è successo. Vediamo adesso se riesce a rientrare.
Aurora, ci sei? Ci sono, ma non ti vedo. No, sei tutta nera, anche per me. Non mi vedo neanche io. Adesso ti vedo, però non sei... Ti vedo solo qua, nel piccolo schermo. Altro, la mia webcam praticamente si è fermata. Non so cosa è successo. Allora, se sei d'accordo, ti chiedo una parola per la prossima volta, che io mi segno e cercherò. Una parola che ti viene spontanea. Una parola per... La prossima volta incomincerò la puntata, cioè domenica prossima, incomincerò la puntata dall'etimologia della parola che mi vorrei dare adesso. Ah, perfetto. La parola che ti do adesso per la prossima puntata è fiducia. Wow. Parolina. Sì. Ok. Io, nonostante questo fine programma sia andato un po' nel caos, io ti ringrazio. Ti ringrazio delle... Tra l'altro, è una cosa che ci segue. L'altra volta non avevamo capito come collegarci, adesso il fine programma Madonna, finisce un po' così. Veramente, sì. Un segnale per cui Laura, non ti sento. Thank you.